E bella a tutti ragazzi, Querig che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva al Mondo. Dopo tanto tempo siamo qui con un video di una FK di cui avevamo già parlato e che ragazzi è determinata solo da quattro muri e la voglio riprendere insieme a voi perché è veramente, veramente, ma veramente buona. Innanzitutto, non so se avete visto la clip all'inizio, ma gli smasher proprio non se la cagano di striscio e vanno ovunque, quindi anti-smasher. Il quantitativo di antiaeree, adesso comunque andremo proprio a vederlo nel dettaglio. A parte che le streghe con tutte queste antiaeree che ci sono a terra non fanno assolutamente nulla. Ma adesso andremo a vedere anche se viene lanciato tipo un abbietto come in questo caso, quanto danno gli vanno a recare le antiaeree, anche se non è troppo, vedete che comunque vanno a bersagliare comunque, ecco, quindi in ogni caso per questi determinati problemi tipo i flinger, che in questo caso dovrebbero essere l'unico problema, bisogna per forza andare a sparargli addosso perché se no non riusciremo per nulla a contrastarli. Quindi ragazzi, la FK in questione porta al contrario. Andiamo a fare un leggero riepilogo visto che non tutti sanno come farle. Ho fatto dei video riguardo su come fare senza la voce in quel caso, perché in quel momento purtroppo non ho avuto il momento e modo di registrare anche la voce e tutto. Cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere la visuale in prima persona. Ok? Per fare una qualsiasi struttura in quel modo, quindi una porta di quel tipo lì, cosa bisogna andare a fare? Andiamo a fare una, ecco, andiamo a fare un pavimento in questo caso. Facciamo che il muro lo vogliamo piazzare qui. Andiamo a fare una scala e ci mettiamo in cima alla scala. In mano dobbiamo tenere una trappola, attenzione, in questo caso vi consiglio il lanciatore a muro. In questo caso andrò a mettere il piccone, ok? Quindi se io faccio Y uscirà la trappola e vi faccio vedere cosa succede se metto Y. Adesso lo potete notare anche solo col pavimento, vedete che si era stortato. Messo il pavimento si era stortato. Ma se io vado a mettere la trappola, anche lei non appare subito perché si bugga in quel preciso momento. Piccone in mano, eseguiamo un salto. Switchiamo subito mentre saltiamo e schiacciamo la trappola. 3, 2, 1, via. Allora, potrebbe non funzionare come in questo caso. Perché potrebbe. Anzi, no, scherzavo, ha funzionato. Ecco, niente. Aveva funzionato. Vi faccio rivedere. E boom! Ce l'avete fatta. Avete fatto il vostro muro al contrario. Quindi, ricapitoliamo. Volete fare una porta? O comunque un edificio modificabile al contrario? Ok. Scala, qui, saltate e mettete subito la trappola dopo, mentre saltate. Quindi partite col piccone, saltate, spicciate subito trappola e appiazzate. In quel caso non vi piazzerà la trappola, ma un bel muro al contrario. Questo muro buggerà gli smasher. Se notate, la struttura è ancora qui. Purtroppo stiamo prendendo danno dai flinger, quindi in quel caso dovete per forza darci dentro con le armi. Perché gli smasher, vedete, non se lo cagano l'obiettivo, lo spot non se lo cagano, ma i flinger sì. Infatti in questo caso ora andiamo a difendere per i flinger perché gli smasher non sono un problema, ma i flinger sì. Quindi ragazzi, spero che anche voi abbiate apprezzato questo video, perché è veramente importante che anche voi, ecco, riuscite, ecco, a eseguire queste operazioni, molto semplice. Come annunciato in live, vi porterò anche battaglia reale sul canale, quindi preparatevi a video sfide, video utili, anche comunque live che siano anche della modalità di quel tipo, e sarà tutto alternato, quindi non è che rimuovo Salva al Mondo, anzi, vi porterò anche battaglia reale insieme, così da ampliare anche il pubblico, sia su YouTube che su Twitch. Ovviamente cerchiamo di operare un po' più su YouTube, visto che siamo molti di più. Spero che questa AFK vi sia stata utile, preparatevi perché a breve vi mostrerò un bot personale che sta creando una persona che conosco, che in questo caso non è Discord, ma è di Telegram, che ha praticamente tutti gli effetti di un bot classico di tipo switchare loadout e così via, quindi ve lo mostrerò e avrà ovviamente come nome il mio, quindi righe. Però è ancora tutto in fase di sviluppo, noi ci vediamo domani con un nuovo video e con una nuova live stasera e ovviamente domani sera, sempre verso le 9 circa o su YouTube o su Twitch, comunque vedrete voi e poi vediamo anche la modalità a cui andremo a giocare. E niente, qui dreghe tutto, bella regà. E grazie della visione. A stasera e domani con un nuovo video alle 9 di mattina.